mattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo, dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso, guardava avanti in fissa e diceva se stesso: sei solo tu con quella porta davanti, un tiro da segnare che aspetta per svelarti se tutti quei sogni per cui tu corri li meriti davvero, sono solo illusioni folli. Solo tu e quella porta più là, sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va, particolari sciocchi se pari si vede dagli occhi. Paura, tu corri. In questa vita niente dato per niente, diceva continuamente quel ragazzo. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti i miei piccoli calciatori, le mie piccole calciatrici del Lazio e ovviamente anche d'Italia, tutti quanti. Oggi è l'ultima puntata del gioco del calcio. Io sono qui con le due società che in qualche modo hanno vinto i giochi a cui hanno partecipato durante queste 31 puntate. Quindi ho il piacere di riavere con noi, poi si risfideranno, poi ci sarà un regalo per loro da parte della Federcalcio che insomma collabora al programma. Ringrazio ovviamente la Strea Calcio qui alla mia destra, un applauso ragazzi, eccoli qua i finalisti. Scuola calcio della polizia penitenziaria, Fiamme Azzurre, giusto? Giusto Gianni? Si puoi tenere? Sì, sì. Perfetto. Da quest'altra parte gli altri finalisti, ringrazio la SD Ottavia. Bravi ragazzi, bravi, bravissimi i miei bambini, perché ovviamente al gioco del calcio gli interpreti, insomma gli attori del programma sono loro, sono i ragazzini che giocano a pallone con le loro belle facce, con il loro divertimento, la loro passione, la loro voglia soltanto di giocare e di divertirsi, vero ragazzi? Quello che vogliamo fare, vero? Giusto? Allora, Gianni, eccoti qua, insomma io ti ho nominato come dicevo prima diverse volte durante le altre puntate perché sei stato un perfetto microfonista nella tua puntata, quindi spero anche in questa tu mi dia, come dire, una mano nell'ultimo. Ma sicuramente, sicuramente. Allora, io ringrazio ovviamente tutti i miei, lo faccio all'inizio così evitiamo poi di fare strascichi dopo di cosa, che siamo sempre molto stretti, ovviamente tutti i miei collaboratori, le persone che hanno partecipato al gioco del calcio, Artemio Scardicchio, la RES Roma ovviamente, ringrazio Alessandro Antinori, ringrazio ovviamente Marco Ricciarelli e ovviamente qui con me Flavio Rollo, eccolo qua Flavio che c'è oggi questa sera a, come dire, a salutare il pubblico del gioco del calcio. Fate un applauso a Flavio, oh, che è bello come il sole, studente universitario, imprenditore, giovanissimo nel calcio, quindi un ragazzo che si farà sicuramente, sicuramente nel futuro, sì, 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 penso proprio di sì. Ovviamente Claudio Ferri, ciao, grazie Giusi. Claudio, grazie a voi, buonasera. Di Claudio ringrazio la Federazione Italiana Gioco Calcio, il Comitato del Lazio, la nostra coordinatrice Patrizia Minocchi, tutto lo staff ovviamente della Federazione Italiana Gioco Calcio, del Comitato Lazio. Ringrazio per la partecipazione, per la progettualità, per insomma, la voglia di lavorare insieme. Continueremo anche l'anno prossimo, quindi un abbraccio a tutti e noi partiamo con l'ultima puntata del gioco del calcio per questa edizione. Quindi cominciamo subito a giocare, direi, va bene? Direi proprio di sì. Allora, squadra A ovviamente Astrea e squadra B Ottavia, quindi oggi è veramente una gara, quindi concentratevi, rispondete, il premio c'è per tutti, il regalo c'è per tutti, quindi non è un problema, qui non ci sono né vinti né vincitori, si vince tutti, tutte le società ovviamente che hanno partecipato, le ringrazieremo dopo. Ovviamente il microfono va passato a uno dei ragazzi, noi cominciamo, non rispondete subito, fatevi aiutare, qui avete Flavio che è preparatissimo nel calcio, quindi lui mi suggerisce, quindi aspettate prima di rispondere. Ok, io inforco gli occhiali, che la zia Giusi non ci vede. Allora, ascolta, chi sei tu? Ivan. Ascoltami, amore. Se con il primo tocco ad inizio di gara tiro direttamente in porta e segno, il gol è valido? Sì o no? Sì. Bravo, amore. È certo che è valido. È certo. Potete anche battere le mani ai vostri avversari, eh? Eh?
Scusa, dai un attimo il microfono a lui, passa, dimmi. A lui, al tuo compagno di squadra. Che non dice... era un po' difficile. È difficile, la domanda o tirare in porta direttamente al calcio d'inizio? La domanda. Allora, la domanda è difficile, però abbiamo un campione che l'ha fatto, eh. Secondo voi l'ha fatto qualcuno? Guardate un po' chi l'ha fatto. Secondo voi chi può essere stato? Maradona. Bravo, certo che l'ha fatto Maradona. Eccola qua. E l'avete già, anche qui l'avete, non li vedete. Eccolo qua, solo lui poteva farlo. Claudio. È l'esempio migliore per quanto riguarda estro, fantasia, creatività e tecnica. Certo. Eccolo qua, rientorniamo su. Tocca a voi, chi risponde? Tu? Bravo, nome? Alessandro. Alessandro. Allora, ascolta Alessandro. Questa forse può non saperla, ma secondo me non lo sanno neanche il loro dirigente accompagnatore che dopo presenteremo. Quanto è lungo il campo di calcio regolamentare, scusami, a livello internazionale? 100 metri. Glielo possiamo far da buono, bravo, cioè. Bravo. Non ha neanche bisogno del sostegno. È partito spedito, in effetti è giusta perché è consentito il campo da un minimo di 100 a un massimo di 110 metri per quanto riguarda le manifestazioni di tipo internazionale. Lo stadio olimpico quanto è grande? Lo 107. L'avete mezzo? 107, no, credo. Bravo, ti ha risposto, preparatissimi. Di qua, chi risponde? Nome? Alessandro. Alessandro, ascolta. Può essere espulso un calciatore di riserva che è in panchina? Che è seduto in panchina? Sì. Bravo, esatto. Sì, sì, allora, può essere espulso perché dà fastidio. Può essere espulso perché è un partecipante alla gara o in quel momento in campo o a disposizione, però è comunque stato riconosciuto dall'arbitro e di conseguenza fa parte della gara. Perfetto, quindi può essere espulso. Bravi, bravi. Di qua chi mi risponde? Eccolo qua, il mio piccolo. Nome? Il tuo nome? Il tuo nome? Daniel. 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 Allora, questa neanche secondo me, forse però potrebbero saperla. Allora, da quale campionato in poi ci sono i guardaline? Eccellenza, promozione o serie D? Eccellenza. Te l'avevo quasi suggerito, mi guardare. Promozione. Va bene, Corello. Ha fatto una faccia bellissima. Va bene uguale, dai. Lo sapevi? Da oggi lo sai però. Prima non lo sapevi, se te lo chiedono la prossima volta gli rispondi. Aspetta, giusto? Allora, nome, belli capelli? Simone. Simone, come il mio bambino. Allora, la numero 3. Quanto è alta la porta regolare di calcio a 11? Ti do tre opzioni. 2,48, 2,38 o 2,44? 44. Bravo, bravo, esatto. Bravi. Bravo, che poi non ascoltano, vanno da soli questi ragazzini, complimenti. Lo spediti, allora, senza suggerimenti, vabbè, sono più preparati, sicuri di loro. Esatto. Allora, Ottavia, chi mi risponde? Nicolò. Allora, questa è carina. Nella rimessa dal fondo, quando è, questa potrebbe non saperla, quindi diamogli una mano, quando è che la palla è giocabile? Nella rimessa dal fondo, cioè portiere, giusto? Lancia la palla, ok? Quando è che poi la palla è giocabile? Cioè, quando esce dall'aria. Esatto, bravo, bravo. Allora, e qui abbiamo una rimessa dal fondo un po' particolare, non so in quale campionato, forse il campionato arabo o qualcosa del genere. C'è un ecco, guardate che succede, Parapà, la manda in calcio d'angolo, quindi più... Credo, giusto? Sì, sì, dalla sua parte. ha rischiato il gol direttamente. Quindi ne abbiamo viste in queste ultime puntate di scene strane. Allora, il dirigente accompagnatore di fondo ha suggerito bene. Io ovviamente adesso li presento perché prima nell'euforia non ho presentato gli accompagnatori delle società, ma Gianni Diamante della Strea ovviamente lo conoscevo, lo conosciamo, quindi l'ho anche nominato mio personale microfonista. Allora, di qua abbiamo Claudio Parmigiani. Ciao Claudio, Emilio Orgera, ciao Emilio e Massimo Golisano. Allora, dirigenti e accompagnatori, perché non c'è nessuno? Passate un po' il microfono, stanno a casa gli mister, gli istruttori? No, siamo tre accompagnatori del 2004 e del 2005. Tre genitori. Tre genitori. Diciamo che confermiamo tre genitori, sì. Tre genitori, quindi uno dei tre adesso dovrà scendere in campo
e rispondere a una domanda tecnica, perché è la domanda per gli istruttori, però non ce l'hanno l'istruttore, quindi qualcuno di voi si dovrà sacrificare. Mi sacrifico io. Bravo, bravissimo Claudio. Allora, però abbiamo un'ultima domanda, che è la domanda sui mondiali. Allora, ecco qua. Chi risponde? Nome? Lorenzo. Lorenzo. Allora, quale calciatore ha il record di partite giocate al mondiale? Matthaus, Maradona o Ronaldo? Matthaus. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Ecco. Matthaus è nazionale tedesco che, tra parentesi, ha disputato 5 edizioni del mondiale. Cinque edizioni del mondiale. Mandiamo un po' di immagini di Matthaus, così i bambini magari non lo conoscono, forse sì. Conoscete Matthaus? No. Allora, vediamo un po', eccolo qua, eccolo, Matthaus, un grande campione, 5 edizioni, tantissime. Ha partecipato a 5 edizioni del mondiale. Tantissime, veramente, quindi un grande campione tedesco, ma diciamo del calcio in genere, perché poi i campioni sono di tutti, non appartengono ad una nazione, ad una squadra. Beh, abbiamo avuto pure l'onore di vederlo nel campione italiano con la maglia dell'Inter, era un momento in cui in Italia giocavano veramente i grandi campioni. Esattamente, e lui è stato uno di questi, quindi onore al grande Matthaus. Domandina ovviamente adesso agli istruttori di calcio. Allora, di qua abbiamo, no, vicino a me, abbiamo Emanuele? Sì. Emanuele, sì. Eri già venuto l'altra volta, sì, se non sbaglio. Allora, ti faccio la domanda un po' più complicata a te, perché loro, loro non essendo, che ne abbiamo una facile e una un po' ma più sai, complicata. Ma le domande sono facili quando si conoscono le risposte. Quindi faccio quella là un po' più, ok? Ok. Perché non posso farla loro, eh? Proviamo. Eh no, tu sei istruttore, tu dovresti saperlo. Allora, cosa sono le fasi sensibili? Questo è lui, eh? È difficile. C'entra lui, tu la sai? No. Però allora lui adesso ti farà ragionare come a scuola, cioè come a scuola, adesso lui ti farà ragionare e ti ci porterà da solo, sai, professore, okay, quando mette, no, la risposta in bocca all'alunno. Beh, no, è uno degli argomenti principe nell'ambito dei nostri corsi di formazione per gli istruttori di scuola calcio. E quando si parla di fasi sensibili ci riferiamo dei momenti specifici dell'evoluzione del bambino. Quindi? Ti do questo aiuto. Aiutati tantissimo. Tantissimi anni fa. Dice che tantissimi anni fa l'ha preso. Fai un aggiornamento, che ti devo dire. Ma dal punto di vista della morfologia o dell'evoluzione del sistema della crescita del bambino, siamo rimasti ad Adamo ed Eva, è sempre uguale, non esatto, cambia molto. Non cambia niente. Cioè, come lo sapevi tanti anni fa, vediamo, continua. La psicologia? No, è a livello motorio. Quindi è un aspetto motorio. Vado? È la risposta? No, proviamo, vediamo se è così. Vediamo se ci arrivi. Dammi la risposta. Gianni? Sì. A settembre. Allora, momenti che favoriscono lo sviluppo motorio. Ci sono dei momenti chiamati, sì, appunto, fasi sensibili, dove ogni bambino ha la predisposizione maggiore a sviluppare maggiormente determinate capacità, o di tipo coordinativo, o di tipo condizionale, o di tipo fisico. A livello proprio di forza, velocità, resistenza o capacità coordinativa. Ha detto che adesso ricorda. Meno male. Abbiamo detto di aiutarlo, no? Abbiamo tolto un po' di polvere, allora. Ripassiamo. Dai. Sei agente di polizia? Sì. Perfetto, quindi anche, sono tutti agenti di polizia, sì, gli istruttori della Strea. E come siete? Dai, come si sentono i bambini? Ovviamente avete i vostri figli in campo, ma anche altri bambini, perché la Strea adesso è diventata, insomma, un po' una scuola calcio quasi di nome, no? Insomma, è diventato un buon punto di partenza. Quello è un poliziotto, che vi dicono così? No, dicono non ci interessa. A noi non ci interessa? No. Eh? Sport è sport. Certo. Divertimento. Perfetto. Te la passo perché hai risposto male. Comunque, prego, accomodati. Fate un applauso al vostro mister che ignorava la risposta. Allora, di qua chi viene? Va in giro? Grazie. È facile questa? Non la sa. Visto il collega, non la sa. Allora, aspetta che mi riguardo il tuo nome. Non me lo dire. Claudio Parmigiani. Collaboro. Perfetto, Claudio. Allora, in quante fasi, certo che se adesso lui risponde, cioè tu capisci da solo che figura hai fatto, sì, giusto? Allora, suggerite, in quale
in quante fasi si divide la seduta di allenamento? Tu segui l'allenamento di tuo figlio, giusto? Quindi sì. Cerca di fare mente locale in quante fasi si divide la seduta di allenamento. È un numero, t'aiuto. Va bene, fino qua posso dirglielo. Certo. Pensa un attimo, che fanno quando arrivano? Si spogliano. No, no. Sul campo, giusto? Sul campo. Fanno prima la preparazione atletica, diciamo, corrono intorno al campo. Prendono il pallone, quindi fanno esercizi di tecnica. Microfono, bravo. Di tecnica e tattica. Poi? 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 Dopo che c'è, dopo gli esercizi di tecnica e tattiche, che fanno? La partitella. Di fine e quindi allenamento. Quanti sono? Tre. Bravo! Però dobbiamo dire meglio, dobbiamo dire allora meglio. Intanto... Bravo, questo è certo, io l'ho detto che lui era facile, lui non è un istruttore di calcio, lui è un papà che ha accompagnato i bambini, è un dirigente accompagnatore, quindi gli ho dato quella più facile. La diciamo, la diciamo meglio, la allora, diciamo però meglio. Intanto condanniamo all'inizio dell'allenamento il giro del campo, no? I giri di campo, quella era la preistoria dell'allenamento calcistico. Non si fa più, Non si fa più, assolutamente. C'è ancora chi la fa però, Quello cerchiamo di intervenire su quegli aspetti. E dividiamo la seduta di allenamento in tre fasi: una fase di attivazione o il vecchio riscaldamento cosiddetto, poi una fase centrale che è la fase più intensa dell'allenamento, sia come tempo sia come contenuti, e poi c'è la fase finale che è il momento del gioco a tema e della partita libera per concludere l'allenamento, facendo scaricare un po' dal punto di vista dell'impegno cognitivo i ragazzi. Perfetto, però ha risposto bene. Il numero l'hai indovinato. Bravo, vuoi tornare al tuo posto. Bravo, bravo. Complimenti, avete visto? Mannaggia la miseria. Allora, abbiamo la clip dei mondiali, dovrebbe essere Italia-Giappone, questo Giappone che vediamo sempre su YouTube, solo partite giapponesi vediamo, vero? Sì, ma anche vanno tutti a giocare in Giappone, tutti in Giappone, vediamo un po'. Per gli episodi più strani. Esattamente, perché sono strani i giapponesi, va? Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. E rieccoci in studio, questa è la Confederation Cup dell'anno scorso, vinse il Brasile, si dice che vince la Confederation Cup non vince il Mondiale, quindi speriamo bene, giusto? Si dice così, noi non l'abbiamo vinta. Allora, noi abbiamo anche delle belle immagini che l'Astrea ci ha portato perché ha partecipato al progetto della Federcalcio, cari genitori lasciateci giocare, giusto Claudio? Erano...
Era una delle 12 società che sono state inserite all'interno del progetto Cari Genitori, Lasciateci Giocare, che è partito dal febbraio di quest'anno e in via sperimentale. Esatto, poi ripartiremo a ottobre. Sarà, sarà sicuramente riproposto con l'inizio dell'attività prossima. Perfetto, c'è una cosa carina perché comunque il progetto terminava con la realizzazione di un videoclip che doveva essere realizzato dai genitori, quindi che raccontasse un po' qual era stato il lavoro svolto all'interno della società con il progetto Cari Genitori, Lasciateci Giocare, e la Strea in maniera molto carina hanno registrato questo clip ovviamente realizzato dai genitori con la musica della nostra sigla di apertura. Prego la regia di mandarlo in onda, grazie. Hey, questa mattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango, il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo, dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso, guardava avanti fisso e diceva a se stesso: ci sei solo tu con quella porta davanti, un tiro da segnare che aspetta per svelarti te. Tutti quei sogni per cui tu corri, li meriti davvero, sono solo illusioni. Ma che fai? Ma non si va così! Noi campo calciamo il pallone, voi sugli spalti non cercare il campione. Solo tu e quella porta più là, sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va, particolari sciocchi, se vali si vede dagli occhi, niente paura, tu corri, tu corri. Un applauso alla Strea. Lo sai una cosa, Gianni? È vero, mi sono un po' emozionata. Perché questo è un progetto che è nato, cioè durante, abbiamo fatto un sacco di riunioni, di incontri per realizzare, mi sono molto bravi. Grazie. Quasi le lacrime agli occhi. Ha fatto veramente piacere aderire a questo progetto perché grazie, è di grande supporto anche a noi, diciamo, responsabili delle scuole calcio, per far passare un messaggio corretto ai genitori, che comunque sono il fulcro fondamentale di tutta l'attività, perché sono loro che portano i bambini al campo, sono loro che ci aiutano, siamo a loro a educarli, sia nello sport che nella vita normale. Se non ci fossero i genitori, i bambini non potrebbero neanche cominciare a giocare a calcio. Quindi... questa è una cosa che mi inorgoglisce, mi sono diventati quasi gli occhi lucidi perché io mi sono emozionato. È partito da un'idea, ci siamo trovati intorno a un tavolo, io ho buttato là quest'idea, è stata raccolta e sviluppata con tutti i collaboratori. In maniera eccellente da tutto lo staff della FIGC. Da tutti i collaboratori. Ringrazio la FIGC in generale e tutto lo staff al completo per il progetto ovviamente Cari. C'è da aggiungere un'altra cosa, che anche l'Ottavia è una delle società che ha aderito al progetto. Ah, bene, il vostro video com'è che non è arrivato? Arriverà, lo manderemo poi magari nella prossima edizione, ok? Perché è una cosa carina anche per coinvolgere i genitori a scherzare un po' sul pallone, no? Insomma, perché poi con i bambini bisogna soltanto che scherzare. A proposito di progetti e di iniziative carine, domani c'è la finale, mi diceva sì, la giornata finale. I valori scendono in campo, il progetto della Federcalcio dedicato alle scuole elementari. Sì, il progetto è giunto a conclusione, ormai è il quinto anno dei valori scendono in campo, un progetto di integrazione tra sport, Federcalcio e scuola. E domani 30 maggio è la giornata finale e nella mattina si svolgerà un incontro da tutte le scuole che hanno aderito al progetto al campo Massaroni del Saxa Flaminia Labaro, e lì ci sarà la giornata finale, giochi e premiazioni per le scuole che hanno aderito al progetto. Esattamente, ho visto anche dei bellissimi lavori realizzati dai bambini, dei giochi molto particolari. Quindi auguri, in bocca al lupo a tutte le scuole elementari che hanno partecipato al progetto dei valori scendono in campo, quindi che sarà poi ripartirà ovviamente l'anno prossimo con la nuova edizione dell'anno scolastico. Giusto? Esattamente. Perfetto. Allora, un po' di domande ai miei piccoli calciatori, dato che è l'ultima puntata, volevo un attimo comunque... Chi è che vuole rispondermi? Uno su tutti. Lui in fondo, quando alzano la mano è giusto che vengano intervistati. Allora, tesoro, vedi, perché così ti guardi bene in televisione. Guardati bene. Allora, nome, come ti chiami? Lorenzo Cugellini. Lorenzo, tu sei un pulcino. Sì, sono venuto pure l'altra volta. Pulcino portiere? Hai deciso tu di fare il portiere o ti hanno selezionato per fare il portiere? No, l'ho deciso io. L'ho deciso io. Il microfono dentro la bocca, l'hai deciso tu? L'ho deciso io. E come mai questa scelta così particolare? Perché mi piace essere portiere. Ti piace essere portiere? C'è un portiere particolare a cui ti ispiri? Il mio idolo però è esistito, si chiamava Yashin.
Yashin. Ah, Yashin. Si chiamava Yashin. Ah, conosce la storia del calcio dai primordi, portiere della nazionale russa, dell'Unione Sovietica. E tu ti ispiri a lui? Fantastico, cioè una cosa bellissima. Tu ti ispiri a Yashin? Oppure vorresti diventare come lui? Vorrei diventare. E dove l'hai vista l'immagine? Come mai ti è venuto? Normalmente un bambino mi risponde, Buffon, computer. Galli, i soliti, no? I nostri italiani, i soliti, i nostri. Invece tu te ne sei sul uscito computer. Questo bel... Dicevi? Sul computer, perché ho sentito che faceva i miracoli. Faceva i miracoli? No, chi faceva i miracoli era un altro. Faceva delle parate che gli altri portieri non riuscivano a fare. Quindi tu guardi lui anche il pallone d'oro. Tu guardi lui e cerchi di rifare quello che fa lui? Ti riesce? Va bene, uguale. Ok, di qua allora viene, chi c'è? Uno qualsiasi. Lui, alzatovi la mano. Anche tu dopo, non ti preoccupare, parlate tutti. Tanto dopo vi faccio l'intervista a tutti. Allora, tu ti chiami? Loro sono Pulcini o piccoli amici? Pulcini. Alessandro, tu che ruolo hai? Centrocampista. Te lo sei scelto da solo il tuo ruolo? Come funziona? No, perché io vado da tutte le parti, allora... Microfono vicino alla bocca. Perché io vado da tutte le parti in campo, allora il mister mi ha messo a centrocampo. Ah, ha deciso il mister, quindi non hai deciso tu. Ok, c'è papà qua, tu qua? No, non c'è papà. Non siamo sempre... Com'è tuo papà sugli spalti? È buono, tranquillo, oppure ti chiama, ti dice no, fai questo, fai quell'altro, ti dice qualcosa? Silenzioso. Dillo un po' al microfono, com'è papà? Silenzioso. È un papà silenzioso. È l'aspirazione di tutti quanti noi. È un papà silenzioso. E gli altri? Vediamo un po', avete un papà, qualche papà che non è silenzioso? Il tuo com'è? Il tuo com'è di papà? Il mio è silenzioso. Tutti silenziosi qui all'Ottavia, ma non ci credo io, no, io non ci credo. Il mio no, chi è che ha detto il mio? Passa il microfono a lui, va, guarda che bei capelli lui. Ci sta solo un padre di un... Non fare nomi, non fare nomi, se no poi qua... Però adesso non c'è. Che non, vabbè, uguale, non fare nomi uguale. Che gli dice sempre, fai quello, fai quell'altro, è sbagliato, vai. Al figlio? E il bambino, il tuo compagno si arrabbia? No. Ah, vabbè. Ascolta il padre. Di qua c'è qualche papà Ascolta il padre, quello è il danno più grosso. Date il microfono a quel... lui ascolta il papà, ovviamente, cosa terribile. Allora, lui... tutti quanti, dai, passatevi il microfono. Okay? Vai, date il microfono. Ok, nome? Simone. Simone, è vero, mi hai risposto prima alla domanda, hai risposto pure bene. I tuoi come sono i tuoi genitori? Mamma, papà? Ma papà... Dillo, dì la verità, Sì, sì, quando gioco mi dice, tipo, fai quello, fai quell'altro, poi si arrabbia se tipo... Faccio errori più tante volte. Non muovere il microfono. Era uno del video, cioè, il papà era uno del video. Uno del video, si arrabbia papà? Sì, quello del video. E tu gli dici quando papà si arrabbia? Io mi incacchio quando gioco. Tu ti incavoli giustamente, dici papà che cosa vuoi? Io sto giocando e mi sto divertendo. E lui non sente. Fuori quando finisce la partita poi glielo dico. E lui che ti risponde? E dice, sì, vabbè, scusa, la prossima volta la lascio giocare. Vabbè, però ti dice scusa, vero? Vabbè, dice scusa, dai. Sta un passo però avanti. L'importante sta un passo avanti. Chiede scusa, lo attacca ma chiede scusa. Allora, noi passiamo, continuiamo dopo, tanto vi sento tutti quanti quando giochiamo al gioco tecnico. Okay. C'è la pubblicità e 2 minuti e rientriamo in studio. Grazie. In questa vita niente dato per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande, coi sogni da dove...